Calcio Napoli 24. Salve Presidente, volevo chiederle un pochino di aggiornamenti riguardo la situazione relativa a Gonzalo Higuaín. Quindi diciamo che il tuo arrivo ha distrutto questa serata, non si parla più di calcio inglese ma si parla di altro, ma va bene insomma. Dai. E poi una domanda a Valo. Sì. Ma io vi vorrei fare una domanda, perché tutti quanti, almeno dai tweet che ricevo, pigiate l'acceleratore su Higuaín e pochissimo frenate su Damião, come se voi conosceste Damião e come se voi conosceste Higuaín. Higuaín sarà anche bravissimo, ma non siamo da soli, c'è il Chelsea che ha offerto delle cifre blu, per dirla alla napoletana. C'è l'Arsenal che ha offerto delle altre cifre blu e poi ha fatto una frenata. Quindi non è che noi Higuaín non lo teniamo sotto la lente di ingrandimento. Fermo restando che per il nostro mister Damião ha delle caratteristiche che sono molto giuste per quello che lui vuol fare, per come lui vuol giocare. Perché voi dovete sempre poi fare i conti con l'allenatore, perché se no l'allenatore è bravo se fa quello che dite voi, è stupido se non fa quello che dite voi. In realtà l'allenatore è bravo se vince la squadra, è stupido se la squadra perde. Allora bisogna lasciarlo lavorare in tutta tranquillità e non creargli dei condizionamenti e non creargli delle ansie e non creargli delle accelerazioni.